E ora restiamo in Francia, ma andiamo a Grenoble, dove Toyota, insieme a diversi partner, ha allestito un importante servizio di car sharing e noi vediamo il tutto in questo servizio. A 18 mesi dal lancio dell'innovativo servizio di car sharing presso Grenoble, in Francia, i partner rendono pubblici i primi risultati. Nell'ottobre del 2014 è partito un progetto di partnership che ha impegnato Toyota, la città e l'area metropolitana di Grenoble, la compagnia di gestione dell'elettricità EDF, con la sua sussidiaria Sodetrel e l'azienda di car sharing locale Citelib. Basato sull'idea che l'utilizzo di una molteplicità di mezzi di trasporto, la cosiddetta multimodalità, sia la soluzione all'inquinamento e alla congestione del traffico, il progetto ha messo a disposizione degli utenti 70 veicoli ultracompatti iRoad e Comms di Toyota, all'interno di una piattaforma di condivisione denominata HMO, che sta per Harmonious Mobility, ovvero mobilità armoniosa. Queste ecovetture sono state rese disponibili per gli spostamenti a corto raggio presso 27 stazioni di raccolta gestiti da Sodetrel, in grado di riconoscere i badge individuali e le tessere del servizio pubblico degli utenti. Oggi gli utilizzatori possono effettuare le prenotazioni tramite il proprio smartphone e pianificare i propri spostamenti in multimodalità, con l'utilizzo quindi di un mix tra mezzi pubblici e privati, collegandosi a Metro Mobilité, il servizio online gestito dalla città di Grenoble. Citelib by HMO coniuga quindi le innovazioni degli attuali servizi di car sharing a una multimodalità senza precedenti. Il numero di utenti iscritti si attesta già oggi oltre le 1000 unità. L'obiettivo fissato per il primo anno era quello di definire tutte le componenti del progetto e di mettere in rete tutte le vetture e le stazioni di ricarica, oltre a promuovere l'utilizzo nella città di Grenoble e nel suo hinterland. Per questo secondo anno di sviluppo, i partner puntano ad ampliare la community degli utenti, con lo scopo di raccogliere maggiori dati e incrementare l'utilizzo dei veicoli. Il terzo anno sarà quindi dedicato alla calibratura del business model per quanto riguarda questa tipologia di car sharing. Una delle principali aree di studio riguarda la possibilità di estendere l'utilizzo dei Toyota Comms come alternativa alle due ruote per gli utenti tra i 16 e i 18 anni, offrendo loro l'accesso a una vettura a quattro ruote low cost e a velocità limitata. I partner stanno ora collaborando con alcune scuole guida per offrire agli utenti più giovani un'educazione adeguata prima di mettere loro a disposizione questa tipologia di vettura. A distanza di quasi 2 anni dall'inaugurazione del servizio, le indagini sull'utilizzo dei veicoli, che proseguiranno fino a settembre 2017, cominciano a fornire i primi dati interessanti. L'utilizzo dei veicoli avviene prevalentemente durante la settimana. Gli orari di punta rispecchiano quelli delle altre modalità di trasporto, la mattina, l'ora di pranzo e il tardo pomeriggio. La distanza media percorsa è pari a 5 km, ben inferiore all'autonomia di 35-50 km dei veicoli elettrici, dimostrando così l'adeguatezza degli EV ultracompatti per l'utilizzo urbano. La durata media del noleggio è pari a 45 minuti. La maggior parte degli utenti, il 75%, usufruisce dell'opzione sola andata, noleggiando la vettura in un punto per poi lasciarla in un altro. Il 20% degli utenti utilizza i veicoli per fare una o più soste. Le stazioni di ricarica più utilizzate sono le due situate in prossimità delle stazioni dei treni, di gran lunga più sfruttate rispetto alle altre 25 stazioni di Grenoble e dell'Hinterland. Sono state svolte diverse indagini anche per conoscere meglio il segmento degli utenti Citelib by HMO e le loro abitudini. Per quanto il servizio riesca ad attirare diverse tipologie di persone, utente tipo è uomo di circa 36 anni, impiegato e con diploma universitario.
Gli studenti, sempre presenti in città durante l'anno accademico, rappresentano il 14% dei clienti. Il 43% degli utilizzatori possiede un abbonamento al servizio di trasporto pubblico, tram ed autobus, treni regionali e ferrovie nazionali. Il 54% utilizza la bicicletta 2 o 3 volte alla settimana, il 41% su base quotidiana. Il 74% possiede almeno un'automobile. Il livello di apprezzamento relativo al servizio è estremamente elevato. Il 92% degli utenti intervistati si ritiene soddisfatto o estremamente soddisfatto. Gli utenti riconoscono in particolare la praticità e la vocazione ecologica del servizio, accanto ad altre caratteristiche come il risparmio di tempo, il divertimento, la rapidità e i costi ridotti. CityLib by Hamo ha creato una community di utenti per identificarne le esigenze e comprenderne le priorità. Numerosi sono stati i suggerimenti che hanno contribuito a migliorare il servizio. Gli iRoad sono stati dotati di sospensioni più morbide. La finestra di prenotazione è stata ampliata da 30 a 60 minuti. La struttura dei prezzi è stata semplificata partendo da 1 euro per 15 minuti di utilizzo.